Il deficit di pioggia degli ultimi anni e le sempre più scarse nevicate sono certamente i fattori determinanti di una siccità che in Italia non si vedeva da decenni. Tuttavia, a queste cause se ne aggiungono altre strutturali, come la cattiva manutenzione dei bacini e della rete idrica. La nostra rete idrica è a tutti gli effetti un colabrodo. I dati Istat, che prendono in considerazione l'arco temporale tra il 2019 e il 2021, rilevano come oltre un terzo dell'acqua immessa nella rete di distribuzione vada perduto. Nel 2020 sono andati persi 41 metri cubi al giorno per chilometri di rete nei capoluoghi di provincia e città metropolitane, ovvero il 36,2% dell'acqua immessa in rete. In più di un capoluogo su tre si registrano perdite superiori al 45%, con una situazione particolarmente preoccupante nell'Italia centrale e meridionale, dove, per esempio, la provincia di Frosinone riporta una dispersione pari al 77,8% e quella di Latina pari al 70,3%. Inoltre, la siccità risulta essere la condizione perfetta per l'innesco delle fiamme. Coldiretti lancia l'allarme. L'Italia brucia, con gli incendi triplicati nell'ultimo anno rispetto alla media storica. Dall'inizio del 2022 si è verificato più di un rogo ogni due giorni. Lo scorso anno, in Italia, ben 150.000 ettari di territorio, da nord a sud, sono stati inceneriti da 659 tempeste di fuoco. Ogni rogo, sottolinea la Coldiretti, costa agli italiani oltre 10.000 euro all'ettaro, fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica, e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate, in un arco di tempo che raggiunge i 15 anni. Incendi, siccità, incubi di ogni estate, brutti casi. Si scopre che gli invasi sono asciutti come il bucato steso al solleone, tanto che l'erogazione dell'acqua forse sarà sospesa sine die, anche perché metà va persa nel crivello della rete, mentre la città patisce la sete. Ma la peggiore delle epidemie è quella che colpisce a morte i boschi, mandati al rogo per profitti loschi, dove piante e animali di ogni genere, solo lande spettrali, cippi anneriti e cenere. Di questo passo, il paese tra poco sotto l'impero già grande del fuoco sembrerà un cimitero. L'Italia era una nave da crociera. Reclinata su un fianco, non batte più bandiera. È una carcassa vecchia e arrugginita. Tutta una falla, non si tiene a galla. Fa una pena infinita. Continuano ad essere numerosi gli incidenti in mare dovuti a sversamenti di petrolio che, negli ultimi decenni, hanno creato un nuovo tipo di catastrofe artificiale, quello della cosiddetta marea nera. La media annuale di petrolio riversato nell'oceano si attesta intorno ai 4 milioni di tonnellate, di cui ben 600.000 nel solo Mediterraneo. Una cifra enorme.
Tra gli episodi più impattanti dell'ultimo anno figurano il guasto nell'odotto sottomarino, che ha riversato al largo della Thailandia circa 50.000 litri di greggio, invadendo un'area ampia 67 km quadrati, e l'incidente è avvenuto in Perù durante alcune operazioni di scarico. Circa 12.000 barili di petrolio sono stati riversati nel Pacifico, rilasciando 2.100 tonnellate di greggio. La macchia nera si è estesa, seguendo le correnti, fino a ricoprire 713 ettari di mare e avvelenando anche 180 ettari di costa. Queste maree nere causano danni spesso irreparabili agli ecosistemi marini. A distanza di più di 10 anni, esemplari sono gli effetti provocati dal tragico sversamento del 2010 nel Golfo del Messico. A causa dell'inquinamento petrolifero è morto il 20% delle tartarughe di Kemp che popolavano l'area e la popolazione dei delfini è diminuita del 50%. Il 12% della popolazione di pellicani bruni è rimasto ucciso e nell'arco dei successivi 6 anni sono morti tra i 600.000 e gli 800.000 uccelli. Alcuni studi hanno inoltre rilevato come il petrolio sia entrato nella catena alimentare degli animali marini. Esso è stato assorbito dal fitoplancton e ha ridotto la varietà di microrganismi nella zona interessata dall'incidente. Ancora oggi gli animali che sopravvivono riportano problemi di salute. Per esempio, molti uccelli che non sono stati uccisi sul colpo dal petrolio, da allora hanno mostrato percentuali più alte di cancro, problemi riproduttivi e una ridotta capacità di regolare la temperatura del loro corpo, dovuta ai danni del piumaggio. Risaliva smemorata il fiume, ansimando l'ultima balena, coperta di morchia e di bitume da far pena. Apriva invano l'ali di pece un gabbiano per volare. Immensa in mare una nube nera si levava dalla petroliera. La terra è un pallone preso a calci. Gongola madama la nemica mentre affila la lama alle falci. Cloudburst, alluvioni lampo, bombe d'acqua. Si tratta sempre di violenti nubifragi, dove la quantità di pioggia caduta in una sola ora può superare perfino i 30 mm. L'espressione mediatica bombe d'acqua fa riferimento in particolare ai danni che questo eccesso di pioggia causa nelle aree che colpisce, soprattutto se cade su suoli antropizzati, intensamente cementificati, dove l'acqua fatica a defluire. Negli ultimi anni le alluvioni lampo sono aumentate per via del riscaldamento globale. Dagli anni 70 a oggi, la temperatura dei mari si è alzata di quasi un grado. Acqua più calda implica una maggiore umidità e quindi anche una maggiore differenza di temperatura tra l'aria che sale dal mare e quella incontrata in atmosfera. Le nubi, pertanto, si fanno più gonfie di pioggia ed è probabile che rovescino tutto il loro carico in una sola tornata, con conseguenze a volte disastrose. Esemplificativa di tale fenomeno è, tra le tante, la tragedia avvenuta il 5 maggio 1998, quando un'alluvione si abbatté su Sarno, 15, e su altri comuni tra le province di Salerno e Avellino. In 72 ore caddero circa 300 mm di pioggia, determinando un'enorme colata di detriti dalla montagna che travolse numerosi centri abitati, spazzandone via le abitazioni e provocò la morte di ben 161 persone. Dalla carlinga di un aereo in quota, le nubi sembrano tanti popcorn in padella, un'enorme meringa, un trionfo di zucchero filato. Sotto gli occhi si sciorina
una stesa di bucato al sole, uno stock di fiocchi di cotone. Con tutta quella spuma di sapone sogni un bagno o una sauna finlandese e, conforme alla stagione, fresche lenzuola di lino o una bianca pelliccia, sia di lince o d'ermellino, senza memoria di lampi o diluvi. Da terra, invece, il cielo appare cupo e peso come una cappa di piombo, e un rombo ti rintrona e ti minaccia peggio di un treno merci quando scappa a rotta di collo da una stazione fra le scariche dell'alta tensione. Si aspetta solo, da un momento all'altro, il crollo del tendone, la caduta di una bomba d'acqua. Così saluta l'eterna guastafeste, rovesciando sopra le nostre teste, per vendetta, una gran cisterna di pioggia acida. Agosto 2020. In alta Val Malenco un'improvvisa bomba d'acqua provoca un'enorme frana che, trascinando con sé un fiume di fango e sassi, travolge una Suzuki bianca, catapultandola nel torrente nevasco. A bordo dell'auto vi sono due adulti e una bambina di 10 anni che muoiono sul colpo, mentre il piccolo Leo, di 5 anni, viene ricoverato in condizioni gravi. Alabama, così si chiamava la piccola rimasta uccisa, stava andando a festeggiare a Chiareggio il suo compleanno. Dopo un primo sopralluogo, il sindaco ha firmato l'ordinanza per l'evacuazione di 15 famiglie residenti a ridosso del torrente e sono state aperte le indagini per verificare se lungo il versante fosse stato fatto tutto il possibile per contenere eventuali danni da distacco. Una storia drammatica, che disgraziatamente ricorda, per la sua dinamica, diverse tragedie simili, come quella accaduta nel 2018 in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur, dove un altro smottamento provocò la morte di due turisti e l'evacuazione di circa 250 persone. A causa del cambiamento climatico e delle sue molteplici implicazioni, il rischio idrogeologico sul suolo italiano sta pericolosamente crescendo. Secondo il rapporto ISPRA, nel 2021 è aumentata la superficie nazionale potenzialmente soggetta a frane e alluvioni, con un incremento che sfiora il 19% rispetto al 2017. Sono sempre di più le famiglie che vivono in zone a rischio. Analizzando i dati del 2021, è possibile vedere come oltre 1.300.000 persone risiedano in zone considerate a rischio frane, mentre quasi 7 milioni abitino in zone soggette a rischio alluvione. Pioveva a dirotto. Si stacca una rovina di cascami e di pietrisco che trascina con sé una coppia e una bambina, sepolte. Maledette, infami, stolte montagne betoniere. Intanto, ironico, si mostra solo a metà l'arcobaleno. Il vento strappa le bandiere e cade dal chiodo uno specchio. Frana anche il cielo, pieno d'acqua. Inciampa un vecchio, vola un velo. Thank you.
2018, la californiana Mayom e la Genomic Prediction New Jersey, due aziende private statunitensi di biotecnologia, hanno reso noto di voler offrire alle cliniche private tecnologie particolarmente avanzate di screening genetico degli embrioni delle coppie sottoposte a fecondazione in vitro, prima che venga effettuato l'impianto. Tale screening permette di selezionare embrioni più sani, intelligenti e longevi, ma apre anche la strada alla scelta di caratteristiche che non hanno a che fare con la salute, come per esempio il sesso, il colore degli occhi o anche addirittura l'orecchio musicale, creando veri e propri bambini su misura. Diversamente da altri paesi nel mondo, in Italia la legge 40 impone il divieto di selezione degli embrioni a scopi eugenetici e pratiche di questo tipo sono espressamente vietate dalla Carta dei diritti UE. Tuttavia, anche in Europa resta aperto il problema dell'individuazione precoce di anomalie genetiche, come nel caso della Danimarca, che dal 2004 ha dato il via a una politica di polizia eugenetica con l'intento di eliminare la sindrome di Down. Il 95% delle mamme danesi, di fronte a una qualunque anomalia cromosomica in gravidanza, sceglie di abortire. Netta è la presa di posizione di Papa Francesco in merito a politiche del genere. Queste le sue parole. Una visione spesso narcisistica e utilitaristica porta purtroppo non pochi a considerare come marginali le persone con disabilità, senza cogliere in esse la multiforme ricchezza umana e spirituale. È ancora troppo forte nella mentalità comune un atteggiamento di rifiuto di questa condizione, come se essa impedisse di essere felici e di realizzare se stessi. Lo prova la tendenza eugenetica a sopprimere i nascituri che presentano qualche forma di imperfezione. Era molto diverso il mandato: custodire il giardino donato dal re dell'universo. La carica di amministratore delegato però ti stava stretta. Comparve sulla porta allora la targhetta creatore. Avresti fatto meglio a scrivere magari Prometeo, ladro di fuochi fatui, inventore di ordigni, mostri e cloni in provetta. Quando mandi un atomo in frantumi come una bottiglia o ti consumi dietro a geni, cellule ed embrioni per manipolare la vita, pensa che non sei un cuoco tra i fornelli. Non si deve scherzare col fuoco. Gennaio 2001. Nella Bassa Bresciana viene individuato il primo bovino italiano colpito da encefalopatia spongiforme, malattia più comunemente nota come morbo della mucca pazza. In Italia scatta l'emergenza, perché la malattia ha un decorso mortale ed è trasmissibile all'uomo. Il morbo della mucca pazza era già stato diagnosticato nel 1985 nel West Sussex, all'interno della mandria del contadino Peter Stan, il quale, avendo notato che una delle sue mucche si comportava in modo anomalo, aveva contattato i veterinari. Gli animali colpiti, infatti, apparivano spaventati, esitavano davanti ai canali di scolo, ai passaggi e a piccoli ostacoli, si dimostravano aggressivi, avevano un'andatura che diventava sempre più rigida ed erano ipersensibili ai fattori esterni. Nello stadio finale della malattia non riuscivano più a stare in piedi. In Gran Bretagna fu una strage.
si ammalarono più di 180.000 capi di bestiame e morirono poco meno di 200 persone dopo aver mangiato carne infetta. Il fattore scatenante di questa epidemia è stato rintracciato nell'utilizzo di farine animali usate per produrre mangimi per le mucche, animali notoriamente erbivori. Queste farine avevano lo scopo di incrementare l'apporto proteico negli animali per accelerarne la crescita. Tuttavia, essendo prodotte con le carcasse di animali abbattuti perché malati, trasmettevano a loro volta il morbo a quelli sani. L'Unione Europea, pertanto, nel 1994 ha deciso di vietare l'uso di scarti animali per l'alimentazione di bovini e ovini, divieto che è stato poi esteso a tutti gli animali nel 2001 per evitare casi di contaminazione incrociata. Ha destato perciò qualche allarme la decisione presa dalla Commissione Europea nel 2021 di autorizzare in certi allevamenti, sia pure con vincoli rigorosi e non per i bovini, l'impiego di alcune farine animali. Le ragioni del profitto non possono andare a scapito della salute. Barcollava la povera vacca in preda a tremiti e spasmi, stracca, quattro pali al posto delle zampe. Sembrava quasi che pattinasse sul sapone o sul ghiaccio. Era invece il prione della mucca pazza che riduce a una spugna il cervello finché la bovina non stramazza. Un flagello, una maledizione quella tua farina di carcasse. Vedi di imparare la lezione. Oltre all'eccessivo uso di combustibili fossili, tra le cause principali che alterano l'equilibrio dei gas serra in atmosfera, vi è certamente la deforestazione. La scomparsa di intere foreste ha ridotto la capacità degli alberi di assorbire CO2 e ha comportato l'inevitabile aumento dei gas serra in atmosfera, modificando il clima. Il pianeta sta trattenendo più del dovuto le radiazioni solari e il suo clima sta mutando rapidamente. Negli ultimi 30 anni la superficie forestale a livello mondiale si è ridotta di oltre 420 milioni di ettari, con un andamento che dal 2010 è di circa 4,7 milioni di ettari all'anno. Allarmante in particolare è la situazione in Amazzonia, dove continua inesorabile la deforestazione. La foresta amazzonica dal 1960 ha assorbito circa un quarto di tutte le emissioni da combustibili fossili, svolgendo un ruolo decisivo nel bilancio globale. Nel corso del 2021 questa foresta è stata privata di oltre 13.200 km quadrati e si tratta purtroppo di una tendenza in aumento. In tale anno, infatti, la deforestazione è cresciuta del 33% rispetto all'anno precedente. Sebbene il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, abbia dichiarato di impegnarsi a ridurre entro il 2028 l'abbattimento degli alberi, da quando è salito al potere nel 2019 la distruzione delle foreste è in aumento, così come l'indebolimento delle protezioni ambientali. La perdita di questo polmone verde potrebbe impedire il raggiungimento degli obiettivi climatici e quindi compromettere irreparabilmente la lotta al surriscaldamento terrestre. È una pentola a pressione la Terra che sul fornello dell'effetto serra si surriscalda, suda e soffia vento. E siccome le pesa sulla scorza e la opprime la camicia di forza fatta di ferro, catrame e cemento che le cuciamo addosso a poco, ogni tanto si scrolla e sputa fuoco. Verdura fuori stagione possono essere sì stuzzicanti, ma hanno un impatto fortemente negativo sull'ambiente.
senza contare che il loro sapore non è minimamente paragonabile a quello di frutta e verdura di stagione. Per la produzione fuori stagione è necessario, infatti, l'impiego di serre riscaldate, che consumano ingenti quantità di energia. Ma non solo. La coltura in serra prevede anche l'utilizzo massiccio di prodotti chimici, sia per accelerarne la crescita, sia per eliminare i numerosi parassiti, poiché le piante che vengono costrette a crescere in periodi diversi dalla loro normale stagione sono più deboli e quindi più esposte a malattie. Un'altra modalità per mettere in tavola frutta e verdura fuori stagione è quella di farle arrivare da paesi lontani, magari dall'emisfero australe. Ma in questo caso i prodotti devono essere raccolti ancora molto acerbi e di nuovo l'impatto ambientale è enorme, perché le lunghe distanze da coprire per raggiungere i mercati implicano il consumo di grandi quantità di carburante per il trasporto. Un'indagine di Coldiretti ha calcolato, per esempio, che un chilo di ciliegie proveniente dal Cile percorre 12.000 km, consumando quasi 7 kg di petrolio e producendo 21 kg di CO2, mentre un chilo di mirtilli argentini percorre 11.000 km, consuma 6,4 kg di petrolio e produce 20 kg di CO2. C'erano una volta le stagioni. Si cambiavano scarpe e vestiti, lavori, mestieri e occupazioni. E anche a tavola, piatti e verdura seguivano cicli stabiliti su disegno di madre natura. Ora invece è tutto mescolato, arance a giugno, a marzo il gelato. È sempre tempo di melanzane, di pompelmi, carciofi e banane. Se in piena estate per un capriccio vai cercando castagne col riccio, nessun problema. Non c'è legume, bacca, seme, ortaggio, fiore o agrume che non si possa produrre in serra o in qualche angolo della terra. A tavola cachi, fichi e more. Peccato che niente più ha sapore. Nel 2016 abbiamo generato oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti. Ma con l'aumento della popolazione globale e l'urbanizzazione, si prevede per il 2050 una produzione di 3,4 miliardi di tonnellate di rifiuti. Senza un'azione urgente, entro questa data, i rifiuti globali aumenteranno del 70% rispetto ai livelli attuali. Buona parte dei rifiuti del pianeta non viene smaltita in modo corretto, andando a finire in discariche a cielo aperto, che costituiscono un enorme rischio per la salute della comunità mondiale. I rifiuti che non vengono adeguatamente differenziati causano emissioni ad alto contenuto di metano e anidride carbonica, due gas serra molto attivi. I tempi di degradabilità di molti materiali indifferenziati sono lunghissimi. Tracce di alcune sostanze tossiche possono restare presenti fino a 1000 anni dopo la chiusura della discarica stessa. Tra le 50 discariche più grandi al mondo, tutte situate in Africa e in Asia, figura quella di Bikasi, a sud di Giacarta, in Indonesia. Ogni giorno accoglie tra le 6.500 e le 7.000 tonnellate di rifiuti. Occupa una superficie pari a 200 campi da calcio e, secondo alcuni report del 2018, è arrivata a toccare, in certi punti, i 40 metri di altezza. Qui lavorano i raccoglitori di spazzatura, uomini, donne e bambini che si arrampicano sui cumuli di immondizia alla ricerca di materiali da rivendere per uno stipendio di circa 20 euro al mese. L'inferno è un pozzo nero, una cloaca dove
il rovello dei motori in folle fermi ai semafori mai non si placa. È un'enorme marmitta che ribolle di dannati, un delirio di consumi, una pompa che intride aria e zolle di veleni, di plastiche, di fumi. Sarà perché, fratelli, il purgatorio è il tempo e il luogo dello smaltimento? In questo regno tutto è provvisorio. La pianta che vi cresce è il pentimento per le ferite inflitte alla natura, effetto serra, incendi, inquinamento. Il monte è un grattacielo e fa paura. Il paradiso è proprio un altro mondo. Non ci si arriva, no, con l'ascensore. C'è un grande sfavillio da cima a fondo che pare la città del buon umore. E cantano gli spazi siderali le lodi eterne dell'eterno amore, le stelle, tanti fuochi artificiali. Allarmanti sono i dati raccolti in merito all'inquinamento atmosferico in Europa. Il 96% della popolazione urbana europea è esposto a polveri sottili al di sopra delle linee guida sanitarie stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e le più alte concentrazioni di particolato e benzopirene sono state registrate in Italia e nell'Europa orientale. Inoltre, secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, l'Italia è il primo paese in Europa per morti premature attribuibili all'inquinamento atmosferico, con circa 90.000 decessi l'anno, su un totale di circa 7 milioni di morti ogni anno nel mondo. Lo scorso 11 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha condannato la Repubblica Italiana per non aver impedito che il valore limite fissato per il biossido di azoto fosse superato in modo sistematico e continuato. Le cause di tale tipo di inquinamento sono rintracciabili in particolare nelle attività antropiche che riguardano il settore energetico, il settore dei trasporti, le attività industriali, quelle di smaltimento dei rifiuti e il settore agricolo. Il 75% dell'inquinamento dell'atmosfera è prodotto dall'uso dei combustibili fossili e fra le principali fonti di rilascio di inquinanti si annoverano gli impianti chimici industriali, gli inceneritori, i motori a scoppio. Cos'è la notte, nonno? È come quando spegni la luce perché hai sonno, solo che cala in cielo. E il cielo? Che cos'è? Fa conto, un grande velo disteso sulla testa, tempestato di strass, da sfoggiare a una festa. Che bello! E l'hai mai visto? Da bambino, in un tempo di questo meno tristo. La vita era diversa, si svolgeva all'aperto, al sole e all'aria tersa, non così sottoterra, cacciati dallo smog e dall'effetto serra nella città di dite, come topi di fogna, chiuse tutte le uscite.